Amici, andiamo ad aprire insieme delle buste misteriose dell'edicola. Vediamo cosa troviamo all'interno, ma prima, sigla! Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo ad aprire, come avete sentito all'inizio dell'introduzione, delle buste misteriose dell'edicola. Ho trovato queste qua, sapete, meravigliose, che poi non ho pagato neanche tanto, 7,90 euro. O anche tipo queste, dove all'interno ci escono delle cose carinissime. Quindi oggi le andiamo appunto ad aprire insieme, ma prima di iniziare questo video mi raccomando, se vi piacciono i video di spacchettamenti e di aperture misteriose, lasciate un like, un bel pollice in su per questo video, iscrivetevi e attivate la campanella. Tutti i giorni sul mio canale Yolanda Swiss ci sono nuovissimi video. Iniziamo dalle mini bustine. Le bustine che ho comprato, quelle singole, sono queste. Vorrei iniziare dagli squishy, non lo so perché queste sono due bustine di squishy e poi abbiamo queste dove all'interno ci sono dei mini, diciamo, personaggi come anche dei mini scenari molto, molto molto kawaii. Infatti qua c'è scritto tipo gelateria, non lo so, forse è proprio una gelateria. Però voglio andare ad aprire prima, ragazzi, queste due bustine, come potete vedere anche loro super kawaii, di squishy. Allora andiamo ad aprire prima questo che è tipo delle cacchettine squishy splatti più. Abbiamo quella alla mela, fragola, vaniglia, latte, mango e caramelle. Io ho preso a caso quello alla mela. Allora questo costa 3 euro. E andiamo a vedere appunto com'è questo personaggino. Allora, vi devo dire, il profumo non è male. Sa un botto di mela e ragazzi è morbidosissimo. Ora, chi lo sa all'interno cosa troveremo? Allora, noi oggi l'ho aperto, ma poi lo andremo a tagliare all'interno di uno short per scoprire all'interno il colore di questo squishy. Come sarà? Però, come potete vedere, è super morbidoso ed ha la faccia veramente super super cute e kawaii, davvero bellina con queste guanciotte rosa. Ora passiamo a quest'altra busta che sono sofficiotti gummy animals. Appena l'ho visto, detto non li voglio. Abbiamo il maialino, gattino, polipetto e unicorno. Io credo di aver beccato l'unicorno perché l'unico giallo, appunto, era l'unicorno. Anche questo pagato 4 euro. Euro, ragazzi, quindi vediamo un pochettino. Allora, qui dove abita Daniele a Lodi ci sono diverse edicole e fortunatamente sono ben attrezzate. Allora, questi sono profumati? Non lo sappiamo. No, no, non sono profumati. Allora, anche qua dentro, raga, c'è tipo la schiumetta, ma è carinissimo. Ma di che stiamo parlando? Guardate questo squishy morbidoso che poi andremo a scoprire all'interno la schiumetta di che colore è. Guardate che carino che è. No, è super morbido, morbido. Mamma mia, ragazzi, quante belle. Che poi splatti perché in realtà forse lo butti a terra e si splatta, si spiaccica, tipo come anche questa cacchetta. Non lo so, voi quale preferite, l'unicorno o la cacchetta? Votate giù nei commenti. Adesso apriamo questa scatolina qui, pagata 5 euro. Wow, ragazzi, 3, 4 e 5 praticamente. È una scatolina, come vi ho detto prima, scenario. E dovrebbe essere una gelateria, come c'è scritto qui. Colleziona tutte le stanze. Ah, ok, è una stanza per l'appunto che è chiusa, ragazzi. Eccola qua, la nostra stanza dovrebbe essere appunto una gelateria con queste personaggine kawaii che si chiama My Lovely Tokyo Baby Girls Pocket. Allora, vogliono un pochettino imitare le Polly Pocket, che erano le mie preferite di quando ero piccola. Se si apre qui, guardate! E all'interno abbiamo tutto! Ecco qua! Allora, sì, vogliono imitare molto le Polly Pocket, ragazzi. Abbiamo il personaggino che è super carino, però, biondino. Che carina! Molto, molto, molto bellina. E poi abbiamo lo scenario, che è questo, di tutta la gelateria. E abbiamo anche questo che è tipo il bancone con i gelati. Poi qua vediamo cosa abbiamo. Ovviamente le istruzioni, abbiamo gli adesivi e tutto il resto. Qua ci sono anche gli altri scenari, appunto, che possiamo trovare. Io adesso non so cosa vi dico, che lo vado a montare.
Allora ragazzi, ho montato la mia gelateria e vi devo dire che è davvero super super carina. Dai ragazzi, sono 5 euro ben spesi, vi devo dire. Per giocare, per una bambinetta o un bambinetto, sono davvero carine queste cose, davvero bellissime. Qua abbiamo la nostra bambolina che è caduta, porella. Qua abbiamo il nostro personaggino, qua abbiamo la cassa, l'adesivo, qua abbiamo proprio la gelateria. Davvero bellina con la tenda, il tavolo, questo. Cioè, raga, bellissimo. Poi si può chiudere, diventa di nuovo una valigetta. È davvero super cute. Vi posso dire, voto 10. Ora apriamo la nostra bustina, questa qua da 7,90 euro. Non mi aspetto niente, perché già so che sarà una delusione. Però vi dico che è pesante. Già so che sarà piena di giornaletti. Ve lo dico. All'interno troverai un mondo di divertimento, qui ci dice, ma ragazzi, davvero, no, non ci credo, ma manco per niente. Esattamente, quanto divertimento, vediamo un pochettino. Allora, secondo me, raga, è solo pieno di giornaletti, solo pieno di giornaletti. Allora, abbiamo prima di tutto questo. Flash metal tattoo. Ok, questi ci piacciono. Questo qua, se vai ad un evento, sono davvero belli. Apriamoli. Ah, interessante. Allora, me l'aspettavo un pochettino meglio. Vabbè, allora, raga, cioè, voi mi dovete dire, da questi che stanno disegnati qua sopra a questi cosi, no, al contrario, questi cosi qua, diciamo che è un universo proprio. Vabbè, apriamoli. Oddio, vediamo un pochettino come sono. Allora. Ah, mamma mia, ragazzi, sono proprio. Ah, no, ok! Ah, no, raga, no, non avete capito niente. Cioè, io mi sono flashata in una maniera incredibile. Credevo che i tatuaggi fossero questi, ma questo è un pezzo di carta. Si toglie sotto stanno i tatuaggi. Ah, ecco perché, ragazzi. Ora sì, dai, sono carini. Allora, questi da fare sopra un evento particolare, una cosa estiva, una festa. Lo fai sul braccio qui, oppure qua, sul collo, oppure dietro la spalla. Dai, ci sta. Ci sono le farfalline, i cuoricini. Dai, carino. Secondo me l'unica cosa carina sarà questa. Cosa abbiamo qua, ragazzi? Una marea di giornaletti. Solo giornaletti. Io che mi aspettavo cosine carine. Che cosa sono? Ok, questo forse mi piace. Abbiamo questo qua. Teneri cuccioli, ma sono. Oddio, sono dei. Ah! Servono le figurine! E io non ce le ho queste figurine! Però, raga, come sono. C'è anche il bassotto, ragazzi! Che carino! Ok, questo mi piace, devo dire la verità. Però, peccato. Ma ci sono. Aspettate, non riesco a capire se. Ok, ci sono anche già gli adesivi. E qua, che cos'è questo? Qua c'è. Ah, vedete? Oh, no, vabbè, ma di che stiamo parlando? Cioè, ragazzi, si torna indietro negli anni 90 con questi poster. Guardate quanto sono carini questi cani. Voto 10, voto 10. Questo è bellissimo. Procediamo al prossimo giornaletto. Vediamo cosa troviamo. Ah, vabbè, che cos'è? Come al solito troviamo sempre le LOL e abbiamo tipo una pista da ballo con le LOL che si ritagliano e si appiccicano e si staccano. Da sopra la pista da ballo, ragazzi, qua c'è scritto che questo coso costava 3,90 euro ed è vecchissimo, di 2 anni fa. Guardate quanto è gialla questa etichetta, cioè ce l'hanno proprio messo dentro. Poi cosa abbiamo qui? Questo mi piace. Questo è il tipico giornaletto che mi comprerei se io andassi al mare. Quando vado in edicola di solito cerco questi giornaletti divertenti per fare i giochini stupidotteri. A me piace un botto, raga, mi piacciono un sacco questi qua. Questo voto 10, mi piace un botto, lo porterò al mare. Poi cosa abbiamo qua? Vediamo. Questi mi stanno andando di moda su TikTok. Sono dei palloncini mini che si riempiono d'acqua per lanciarli appresso. Adoro. E poi abbiamo un ultimo, altri due giornaletti. Ma quanti giornaletti ci stanno? Ok, abbiamo finito. Ecco perché pesava un botto. Ci sono gli ultimi due giornaletti. Vediamo prima questo degli animaletti. Colora animali. Questo anche è interessante. Vi posso dire, credevo si rivelasse una busta fasulla, un po' brutta, invece mi sta sorprendendo. Allora, è un color book.
Raga, questo vi posso dire, quando si è stressati è molto utile colorare. Fashion Shopping Day, 150 adesivi removibili. Cioè, io avrei ritagliato tutte le bamboline e mi sarei messa lì a giocare, a colorare. Vi posso dire, non avrei dato un euro a questa busta ed invece mi devo ricredere, ragazzi, mi devo ricredere davvero. Bella, super top! Grazie a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso. Io vi voglio bene. Un bacione ed un abbraccio forte e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!